Bentornati sul canale, sono dentro Best Buy Short in questo momento. Lo potete vedere qui a destra, ma tanto dopo ricondivido lo screen. Take profit numero 1 sul VWAP. Già un parziale fuori. Allora, un secondo. Ok. Ho un parziale fuori. Secondo, lo metto sulla Developing Value Area Low. Poi vi spiego un po' cosa mi ha portato a fare questo trade. Perché diciamo che non abbiamo avuto un nuovo minimo di sotto di questo, però la price action qui è cambiata e abbiamo fatto accettazione al di sotto della value area low del pre-market, quindi della value area del pre-market, quindi mi sarebbe piaciuta una continuazione ribassista adesso, in realtà fino a questi livelli, però intanto vediamo se riesco a fare perlomeno un'operazione di questo genere. Allora, aspetto che raggiunga, si avvicini i prezzi, si avvicinino al VWAP per proteggermi anche l'operazione a break-even. Ci siamo, sta per scattare. Ordine eseguito parzialmente. Perfetto. Ordine eseguito parzialmente. Perfetto, quindi mi ha eseguito il Ordine parziale eseguito. e adesso sono protetta a break-even. No, in realtà ho solo abbassato lo size. Il break-even e l'ingresso ce l'ho a 71,754. Per cui mi metto 71,70. Vedo che c'è uno spread piuttosto accentuato. Quindi qui mi metto a break-even. Probabilmente vengo eseguita immediatamente adesso. Ah, vado a mettere anche fuori l'altro parziale. Può rimbalzare da qui. Vediamo anche i volumi qui sotto che sono in calo. Attualmente ho anche l'indice allineato, però ecco, infatti ci sta ora il rimbalzo. Io comunque provo a buttare fuori a 70,55 l'altro ordine, poi se deve prendermi il break-even, ok. Vabbè, ad ogni modo come va, se mi prende, mi si chiude break-even, va bene lo stesso per me. Sta per farlo. Però voglio poi comunque condividervi come è andata l'operazione, sia se è andata male che adesso riprende a salire, perché comunque sono soddisfatta per l'esecuzione e vi faccio vedere poi come andrà a finire. Quindi vi porto lo screen del grafico, sia se è andata bene che se poi è andata male. L'indice sta scendendo, però qui ci sta adesso il rimbalzo. Come dicevo, 70 e 55. Provo a buttarlo fuori, ma probabile adesso che mi prende il break-even. Siamo a un pelo. Allora, intanto, vabbè, come va, io vi spiego perché. Il perché del trade. Qui c'era il tondo 70, ok? Tondo 70 che ha respinto i prezzi un paio di volte. Qui sotto c'è la zona di equilibrio, quindi c'è la value area della sessione precedente, come potete vedere, no? Questi tre livelli, value area high, value area low e poi al centro il VWAP, il POC. Quello che volevo fare io era un ritorno da queste parti per cercare il long, però i prezzi hanno reagito direttamente sul tondo 70. Però se mi sono impegnata, insomma, a capire cosa poteva succedere, no? Da queste parti, perché da queste parti in realtà sul pre-market vedete che c'è stato questo massimo, poi un ritracciamentino, poi di nuovo una partenza, ok, che crea un nuovo massimo, quindi trend ovviamente rialzista. Ma successivamente in apertura vediamo delle forti vendite che poi sono un po' generiche. Vedete qui c'è anche Nvidia, anche qui Nvidia magari si poteva provare a vendere uguale qui. Parziale sul VWAP è ok, ma non, cioè, mi sono proprio tenuta alla larga da Nvidia oggi, visto che c'era un gap up del 30%. Torniamo a noi. Qui quindi c'è il cambio strutturale e il test di cosa? Della value area low del pre-market, come potete vedere, la standard deviation del VWAP meno 1, questa qui, ok.
Ok, poi c'è il VWAP, ovvero il POC, e la value area high, standard deviation più 1 del VWAP, del pre-market, che sto notando che sono dei livelli molto molto sentiti questi del pre-market. Non parlo dell'after hours, non parlo di quelli precedenti, ma parlo proprio del pre-market. Sono dei livelli che i prezzi sentono, ok? No, non credo che questa sia una rottura, anzi. Per cui questo è un buon momento per entrare short. Tra l'altro, poi se andiamo a vedere, c'è anche la confluenza con la media mobile, che non ho guardato perché comunque osservavo questo grafico qui del 3 minuti, ma sul 10 vedete che c'è la media mobile 20 periodi del giornaliero, insomma, c'è una media mobile in confluenza. E poi c'era il pivot 71-79 circa che avevo segnato durante il pre-market e che volevo attendere per una conferma ribassista. Quindi un po' di confluenze. E adesso mi aspetto, potrebbe succedere una continuazione ribassista intanto fin qui, che è la Developing Value Area Low, ok? E successivamente a questa ovviamente ci sono altri livelli come i 70 e questi due pivot, ok? Ma non mi stupirebbe se poi i prezzi tornassero anche da queste parti e ovviamente riusciamo a rompere questi livelli. Io per ora mi soffermerei su questo trade qui. Se dovesse succedere, mi accontenterei di quello che vedete. Il VWAP continua a tenere, quindi ancora potrebbe rimbalzare e chiudermi l'operazione a break-even, però ripeto, non è un problema per me e non mi interessa. Ho già preso un parziale e quindi si guarda subito alla prossima idea, alla prossima operazione, se mai dovesse esserci, no, questo non so dirlo. Voglio farvi vedere anche l'indice, intanto vi faccio vedere che sono ancora dentro, lo vedete da, ok, da qui, lo vedete da qui che ho i due ordini, uno è di stop a break even, il secondo, il primo è il buy limit a 70,55, l'ho messo come ultimo take profit, ma in realtà è perché voglio essere conservativa, poi vedete che comunque coincide anche con questa piccola inefficienzina. Quello che voglio farvi vedere ora. Allora, adesso se riusciamo a rompere questo livello andiamo tranquillamente giù perlomeno fino ai 70-55 senza grandi problemi. Poi se vediamo anche il ritracciamento, il pullback che sta avvenendo sui 10 minuti, vediamo anche dei volumi in calo, che ci sta, sa che siano in calo rispetto alla candela di apertura. Invece guardiamo il 3 minuti. I volumi del 3 minuti, qui direste, vabbè, ma perché sei entrata? Sei pazza? Infatti io sono entrata dopo, in realtà. Ho aspettato il rifiuto. Ho aspettato il rifiuto e di nuovo al test sono entrata. Infatti io qui ho eseguito alle ore 16:03. Ecco, proprio qui. Forse ci siamo, forse è la volta buona, non lo so. O forse è l'ennesimo test del VWAP. In realtà io perché mi sto accontentando, perché se no in realtà potrebbe continuare a prendere parziali, mi sto accontentando, ma si potrebbe continuare a prendere parziali da qui fino, te l'ho già detto prima, fino in queste aree. E è andata ragazzi, è andata e ho preso take profit, stavo già segnando. Oggi ne abbiamo 25 e il titolo è Best Buy, che diciamo che mi ridà i soldi che gli ho dato per comprare Zelda Tears of sì, perché ho comprato Zelda in America, a Washington precisamente. Come dicevo, c'è la possibilità che i prezzi, una volta raggiunta la Developing Value Area Low, che è un livello che ho voluto prendere perché anche c'era la confluenza dell'imbalance. In balance tra virgolette, ma immaginavo, ipotizzavo che avrebbe potuto continuare a scendere. Purtroppo è così. Ho visto anche poi i volumi che scendevano drasticamente, quindi è un po' era preoccupante, però ecco, alla fine sbucano dal nulla e niente. Adesso sarà interessante vedere come si comporterà. Comunque ho fatto un bel trade, sono molto soddisfatta di questo e ora guardo un po' in giro se trovo qualcos'altro di interessante.
Sempre seguendo questi concetti qui, ho eliminato la media mobile a 13 periodi e il Freedom Fib, proprio perché iniziano a funzionare un po' meno. E quindi ho voluto modificare delle cose, che alla fine i concetti restano gli stessi, la selezione dei titoli, l'analisi del pre-market, sempre tutto quello che ho fatto prima, però mi baso su delle cosine leggermente differenti, che sono poi quelle che avete visto. Quindi, se volete continuare ad essere aggiornati su questo metodo qui, insomma, sono live tutti i giorni, ne parlo tutti i giorni alle ore 14:15, quindi iscriviti al canale, attiva la campanellina qui sotto per non perderti le live e i miei video. E ci vediamo alla prossima, namaste.